chi non attribuisce a se stesso alcuna potenza, ossia chi si attribuisce la potenza zero, è simile all'unità di Dio, data da 10 elevato a 0. Se l'assoluto si eleva a 0 ed ottiene in virtù di ciò per risultato matematico il numero 1, ossia tutto, questo lo vedremo realmente accadere in tutti coloro che avranno posto sulla loro persona una potenza zero, un giudizio zero dato alla loro capacità fattiva. Perché Dio, in un modo straordinario e trascendente il mondo reale, attribuisce il valore totale 1, perché 1 indica l'intero, proprio alla potenza 0. Ora è chiaro, non si parla di questa terra, ma si parla ben della terra, perché superata questa fase, diciamo, propedeutica della vita, che serve a ogni spirito solamente per eleggere in se stesso il suo padre ideale, è questo mondo reale che diventa il possibile paradiso, perché proprio tutta la concretezza della realtà della carne e della oggettività è il modo dello spirito per gioire in un modo esemplare, ossia attraverso esempi concreti basati su persone, su cose concrete, su termini precisi di riferimento, uscendo dal vago spirituale privo di determinazione. Quindi la terra, che sarà ereditata, riguarderà la fase successiva di dominio e di eredità della terra, perché tra i vari personaggi della terra saranno oggetto di audience quelli giudicati ideali da ciascuno, mentre invece tanti personaggi oggi che fanno parte di una creduta importanza saranno declassati, non avranno alcuna audience e in sostanza saranno mandati all'inferno. Ecco, erediteranno la terra costoro, assieme ai mansueti, assieme a tutti i poveri di spirito, insieme a tutti coloro che avranno fatto soprattutto esperienza negativa ed esperienza di dolore.